Amici vicini e lontani, buonasera da Londra. Eccoci ritornati, primo video del 2022 live per voi sui ponti illuminati di Londra. Non solo il Tower Bridge, ma vi porto a far vedere e passeremo sopra il Chelsea Bridge. Guardate la meraviglia del ponte illuminato. Siamo nella zona di Battersea Station, eccola qua la Battersea, guardate, bellissima, illuminata di sera. Però vi faccio vedere i ponti illuminati, quelli più belli di Londra. Allora seguitemi in questo viaggio e condividete se volete. Già ho fatto una live qui da questo posto, la potete trovare sulla nostra pagina Facebook, ma anche sul nostro nuovo canale YouTube London One Tour e London One Radio. Ma stasera vi volevo far vedere questa magia dei ponti qui a Londra. Allora siamo nella zona di Battersea, questo che vedete, che ora noi passerò sopra il ponte, è il Chelsea Bridge, quindi vuol dire che collega la parte di Battersea con la zona del Chelsea. Poi vi vedremo da questo ponte un altro ponte, che è l'Albert Bridge, anch'esso illuminato. Una zona bellissima, in fase di ristrutturazione grazie alla Battersea Station, che tra pochi anni, fra 1 o 2 anni, diventerà veramente un centro commerciale bellissimo, uno dei più grandi di Londra, proprio all'interno della famosa Battersea, che è stata anche oggetto nel libro di tanti libri, di tanti film, ma soprattutto nell'LP Animal dei Pink Floyd, con il famoso Pig, il maialino rosa. La vedete in tutto il suo splendore, con le 4 ciminiere, una delle quali sarà un ascensore, ben presto diventerà un ascensore, che permetterà di portare i visitatori in alto a vedere Londra dall'alto. Ma intanto vedete in fondo là un altro ponte, non so se lo vedete, eccolo là, è l'Albert Bridge. Guardate la meraviglia, eccola qua, tutta illuminata. Non hanno illuminato questo ponte per le feste di Natale, ma è sempre così illuminato notte e giorno da tantissime lampadine. La struttura la potete vedere, anzi vi faccio vedere anche i particolari di questa struttura. Guardate come sono i particolari di questo ponte in ferro meraviglioso, con tutte le lampadine che danno una magia nelle notti di Londra. Dall'altra parte abbiamo la Battersea Station, la nave che sta riportando alcuni turisti verso il sud del Tamigi, e poi in fondo là i grattacieli della zona di Vauxhall Bridge, tanto per intendersi, dove c'è la MI6, i servizi segreti. Qui sono degli appartamenti e uffici ovviamente di lusso, ma forse l'attrazione più bella è questo ponte, la meraviglia di questo ponte e il suo gemello là in fondo, che è l'Albert Bridge. Eccolo là, vedete l'Albert Bridge, che è proprio il gemello di questo ponte di cui noi siamo qua stasera protagonisti per voi. Allora, come state? Come avete iniziato il 2022? Londra si è un po' più ripopolata. Abbiamo pubblicato oggi anche la notizia che viene dall'NHS, dal Ministero della Salute. Pare che l'Omicron sia tenuto a bada in qualche modo dai vaccini, quindi al momento diciamo che non c'è più quel pericolo di picco come nelle scorse settimane, ma questo non vuol dire che bisogna togliersi la mascherina, perché il pericolo, le varianti sono sempre dietro l'angolo. Intanto vedete la bellezza di questo ponte, non ha niente da invidiare a quelli di New York. Questo collegano la parte sud di Londra, della Battersea, della zona di Battersea, con il Chelsea, con il Fulham, insomma tutta la zona alta fino a Kensington. Vedete, c'è la metro che scorre, la vita di Londra che scorre. Guardate, condividete se vi piace questa live a sorpresa. Mi trovavo in questa zona, ho detto voglio salutare gli italiani vicini e lontani facendoli vedere questo ponte
di notte. Che bello, molto bello, veramente. Una bella passeggiata notturna, non fa mai male, si riprende un po' i ritmi della città frenetica, si ritorna un po' a respirare anche l'aria fresca di Londra, perché no? Comunque una temperatura che, diciamo, ci possiamo stare. Mi ricordo che 26 anni fa, quando venni a Londra, già agli inizi di gennaio c'era la neve. Oggi c'è una temperatura bassa rispetto all'Italia, ma non da neve, quindi si sta molto bene. Che cosa state facendo? State mangiando? State guardando film? Guardando cosa state facendo? Fatecelo sapere. Vedete, tutta la zona di Battersea è una zona completamente nuova, è una zona che la stanno rifacendo, è in fase di costruzione, dove darà lavoro a tantissime persone, ci sono tantissimi business, insomma è importantissimo sottolineare. Poi in lontananza guardate cosa c'è, vedete questa cosa qua, questa cosa è la London Eyes, la London Eyes di Londra. Poi qui, interessante, se venite a Londra c'è anche il parco di Battersea Park, molto bello, c'è un'area riservata anche al Buddha, quindi a tutto il mondo del Buddha, e poi c'è un piccolo zoo, insomma un parco da assolutamente vedere. Ma in fondo, là, il gemello, l'Albert Bridge, molto molto bello. Provo a fare uno zoom, ma non garantisco. Vediamo se riesco. No, non voglio rovinare la diretta, perché non so mai se poi alla fine cade la diretta. Insomma, questa è Londra di notte, una Londra che ha preso le sue precauzioni per la variante Omicron, come sapete, è una Londra con un Boris Johnson in mezzo ai guai per il Party Gate, come è stato ormai ribattezzato. Quella party fatto a maggio del 2020, dove naturalmente non doveva essere fatto. Oggi, proprio oggi, il Boris si è scusato in Parlamento dicendo ma io non pensavo che fosse un party, pensavo fosse una riunione di lavoro. Certo, perché al lavoro si va con la birra e il whisky. No, Boris non ha convinto molto. Allora, fate i vostri commenti su questa visuale. Guarda, mi sto accorgendo, non so se ovviamente non riuscite a vederlo, ma c'è un appartamento ancora con l'albero di Natale, e vi faccio vedere. E se qualcuno è fuori e vede la diretta, guardiamo insieme la luna, ci incontriamo sulla luna, eccola qua. Che bella, che bello, che bello, che bello. Questo è l'altro, la barca che va verso il centro di Londra. Io vi saluto qua dal Chelsea Bridge, un saluto da Phil, mi raccomando, domani sempre la diretta con la rassegna stampa, con Rosita, e per tutti i nostri programmi London One Radio. Questa è la nostra rubrica video radio per raccontarvi on the road Londra. Ciao!